Con il termine cuore d'atleta si intendono tutte quelle modifiche morfologiche e funzionali dell'apparato cardiovascolare che si verificano in seguito ad un allenamento svolto con regolarità. Nuotando, infatti, si produce una tipologia di lavoro muscolare prevalentemente aerobico, di endurance, che porta indubbi vantaggi su quello che è il nostro sistema cardiocircolatorio. Se quindi si nuota con regolarità, per esempio 2-3 volte la settimana, anche per poco tempo, il muscolo cardiaco si abitua a mano a consumare, a parità di intensità di esercizio, sempre meno ossigeno e a disperdere meno energie. E se il consumo energetico si abbassa, il cuore si adatta a quello che è lo sforzo e con l'allenamento piano piano migliorerà a 360 gradi la sua efficienza. Il nuoto quindi è davvero uno degli sport più salutari che esistono. Non ha praticamente controindicazioni, anche perché tra tutti gli sport è tra quelli che vantano maggiori effetti benefici sul fisico, sulla mente ed è indicato a tutte le fasce di età. Inoltre, essendo uno sport di endurance, studi ecocardiografici condotti su nuotatori hanno evidenziato come l'allenamento in acqua determina un rimodellamento cardiaco tale da ingrandire la cavità cardiaca ed aumentare lo spessore delle pareti. In questo modo gli atleti possono espellere una maggiore quantità di sangue al minuto grazie ad un ventricolo sinistro di dimensioni maggiori rispetto a quello di un sedentario. Ma non solo, anche perché avremo una riduzione della frequenza cardiaca a riposo. Quindi in generale il cuore del nuotatore ha due principali caratteristiche: aumento di volume, soprattutto del ventricolo sinistro, riduzione della frequenza cardiaca, detta anche bradicardia sinusale. Quando parliamo di aumento di volume, si intende il fatto che il cuore si ingrandisce in maniera armonica per far uscire più sangue, motivo per cui aumenterà sia lo spessore delle pareti ventricolari, ovvero la dimensione del ventricolo sinistro, ma anche il volume telediastolico, ovvero il volume di riempimento massimo di sangue alla fine di ogni diastole. Tutto questo permette di aumentare la gittata cardiaca, che non è altro che la quantità di sangue che il cuore espelle e manda in circolo in un determinato periodo di tempo. Mentre da un punto di vista della frequenza cardiaca si assisterà a una sua riduzione dei valori a riposo, con appunto valori che possono scendere tranquillamente oltre 60 battiti per minuto. E ciò è sempre dovuto a questa maggiore efficienza, che permette ad ogni sistole, quindi ad ogni contrazione cardiaca, di espellere un volume maggiore di sangue. Questa condizione, scientificamente parlando, è detta bradicardia sinusale, proprio perché al grafico dell'elettrocardiogramma vedremo aumentare lo spazio che intercorre tra un'onda e l'altra. Ovviamente queste due principali modificazioni morfologiche di cui vi ho parlato fino adesso portano benefici al benessere della persona, che però dopo dei periodi più o meno lunghi di sospensione chiaramente vanno a regredire. Ma i benefici dell'allenamento non finiscono qua. L'acqua ha infatti anche un effetto drenante, quindi è utile nelle persone che soffrono di insufficienza venosa o che hanno inestetismi cutanei come quella che può essere la ritenzione idrica e la cellulite. Il nuoto poi migliora il controllo della glicemia, cosa utile soprattutto per le persone con il diabete, abbassa i livelli di colesterolo cattivo ed innalza quelli del colesterolo buono, stimola poi il rilascio di endorfine, migliorando il tono dell'umore ed infine è indicato anche per trattare l'ipertensione arteriosa. Sull'ipertensione volevo spenderci giusto qualche parolina in più, perché un'attività fisica aerobica come il nuoto induce vasodilatazione periferica che tende a mantenere l'albero circolatorio più rilassato e quindi va a diminuire in maniera sensibile la rigidità delle pareti arteriose. In conclusione, il nuoto è davvero il migliore investimento per la propria salute fisica e questo non mi stancherò mai di dirlo, proprio perché il nuoto, a prescindere da quello che possa essere il tuo obiettivo, quindi un obiettivo di benessere o prettamente ludico o magari prestativo, è uno sport completo che va a allenare la muscolatura e anche il sistema cardiocircolatorio nella sua totalità. D'altro canto, però, è anche uno sport veramente complesso, che richiede una serie di gestualità tecniche che vanno apprese e devono essere svolte in modo consono, proprio per evitare magari problematiche di dolore legate a una cattiva esecuzione della nuotata o magari di insoddisfazione e frustrazione perenne per non riuscire a raggiungere i risultati tanto sperati. E la soluzione per tamponare le proprie difficoltà in acqua
non è sicuramente quella di armarsi di pinne, palette, pull, occhialini che dettano il passo, mute o costumoni di ultima generazione. Quello che devi fare è lavorare in modo appropriato sul tuo corpo, perché sta lì la chiave, non ti serve nient'altro. Tutto il resto poi viene dopo e magari con maggiore successo, se e solo se aver costruito quelle solide fondamenta sulla percezione e sulla sensibilità in acqua. Con Swimproof puoi farlo, a prescindere da quello che è il tuo livello o da quanto tempo hai iniziato a nuotare. Ed il primo passo per farlo è quello di cliccare nel link che trovi qua sotto in descrizione, candidarti ed essere ricontattato così da un nostro tecnico specializzato ad ascoltare quelle che sono le tue problematiche ed aiutarti a raggiungere quello che è la tua soddisfazione in acqua. Io spero che anche questo video ti sia piaciuto. Ciao!